Centro storico e vivibilità, ma anche sicurezza. Sono tanti gli argomenti sul piatto che riguardano il centro storico dell'Aquila, mentre l'assessore Carla Mannetti si appresta a presentare un piano provvisorio per il centro con parcheggi temporanei nelle aree di Santa Maria Paganica, San Silvestro e non solo. Più parcheggi orari, attenzione per i commercianti e residenti. Ma il tema che più degli altri infiamma l'estate aquilana è quello della sicurezza. Tre risse in pieno centro la sera in 15 giorni e migliaia di presenze negli eventi cittadini. Fatto questo che ha spinto il sindaco Pierluigi Biondi a chiedere al prefetto la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per l'Associazione Città di Persone, presieduto da Roberta Gargano e che riunisce residenti, commercianti e liberi professionisti, serve anche una maggiore educazione da inculcare nelle giovani generazioni. Tornare a scuola, insomma. I giovani del resto devono essere parte attiva della comunità. Bene fa il sindaco Biondi a confrontarsi con il prefetto e a chiedere assolutamente vigilanza. Vigilanza che va costruita forse per noi più per prevenire che per reprimere. Ma sicuramente la sorveglianza non è nulla se non si abbina a politiche educative. I giovani all'Aquila hanno bisogno, che hanno voglia del centro storico, e questo si è visto nei venerdì per le famiglie, si è visto nelle serate, si è visto nel fatto che sono stati i ragazzi a darci l'indicazione che si voleva tornare in centro storico, sono stati i primi a riappropriarsi del centro storico. Quindi bisogna tornare nelle scuole, a parlare di educazione civica, a parlare di rispetto delle regole, a parlare del grande lavoro che stiamo facendo. Stiamo riformando una comunità, bisogna che i ragazzi siano i primi partecipi, i primi protagonisti. I ragazzi devono sapere che devono loro stessi costruire il loro essere sociale attraverso il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, tutti. Una comunità può sorvegliarsi a vicenda, la presenza stessa dei cittadini, dei residenti, dei negozi aperti fino a tardi fanno sì che in alcune zone si possa convivere e vivere con tranquillità, dove ci sono le persone, dove credo che anche i ragazzi più esuberanti vedono che c'è una comunità coesa, forse possiamo far diminuire le risse e le assolute gli eccessi dovuti ai noi ad alcol e a droga.